Benvenuti sul canale di Axios00, benvenuti a un nuovo episodio di Yoshi's Crafted World. Siamo Yoshi, tira le fila, solo 9 fiori, quindi prevedo che sarà un livello lunghissimo, enorme. Perché sono solo 9, di solito quando sono pochi è sempre più grande il livello, non lo so sta cosa. Sembra di essere Yoda a parlare in questo momento, lasciamo perdere Yoda di Star Wars. Yoshi, tira le fila, quindi 6 fiorellini normali più 3 quelli plus. No, fermi, il costume, fermi tutti, mi cambio costume, no, torna indietro, voi non avete visto niente, allora, torna alla mappa, voi non avete visto niente, io non ho mai premuto, benvenuti a un nuovo episodio di Yoshi's Crafted World, siamo qui con il nostro Yoshi, cambieremo subito costume, subito a inizio, perché mi sembra giusto così. Passatemela dai ragazzi, va bene in questo modo. L'altra volta avevamo sbloccato delle cose amiibo, tipo la scatola amiibo. Non lo so perché, però non è così cattiva, non è così brutta la scatola amiibo, no? Andiamo con la scatola amiibo, dai, l'abbiamo sbloccata. È comunque un costume speciale degli amiibo. Perciò mi sembra giusto, degli amiibo che non hanno un costume loro proprio. È un peccato davvero che Bowser Jr. non abbia un suo costume qui. So che non fa parte di questo gioco, però io francamente l'avrei messo. Intanto guardate qui che spettacolo di livello che sta iniziando ad essere qui. No, vabbè. Che cosa dire in queste cose? Cioè, c'è da stare zitti e basta, silenzi, muti. Muti proprio, cioè troppo bello una cosa del genere. Meravigliosa. Io non sto facendo caso se effettivamente le monete rosse girano al contrario. Mi avete detto di sì, però mi piaceva cercare di rendermene conto anche da solo. Effettivamente ancora non ci ho fatto caso. Ci starò un po' più attento, tipo... Sì Ale, però non è che se stai attento alle monete poi ti prendi il mondo in testa. Ah. Ma scusate, faccio una prova. Ok, gli si può saltare sopra, però non si può togliere di mezzo. Va bene, l'importante è almeno essersi resi conto. Attenzione! Non ci ho fatto caso neanche stavolta. Donnazione, perché vengono... sono venute fuori rapide e veloci quelle lì. Quindi non ci sono riuscito a avere aree. No! Mamma mia! No, qui stiamo andando troppo avanti. Fermo, Yoshi. Che qua c'è l'altra roba. Vedete, da questa parte. Io volevo andare a vedere qui se c'era qualcosina. E c'era qualcosina. C'era un fiorellino, più dovrebbe essere tutte monete normali. Meno male è il primo, ok? Alla grande in questo modo. Stai su, Yoshi, che facciamo la strada alternativa. Grotto Yoshi mitico. Beh, bellissimo vedere la scatola da dietro. Ci ho fatto caso adesso. Vabbè, bellissima, bellissima. Ah, un po' meno questa. Ma si può colpire l'uccellino? A occhio e croce quella sarà una cosa da trovare quando il nostro Brico ci manderà appunto a cercare le cose. Al 99%. Ce la faremo mai. Sì invece, per un millisecondo ma ce l'abbiamo fatta. Grandi così, ok, perfetto. C'era altro qui sotto? Mi sembra di no, occhio. Perciò devo andare a destra in tutti i modi. Quindi andiamoci. Wow. La mongolfiera, aspettate un po'. C'è la mongolfiera lì. Son monete? O so soldi? Quindi va bene in questo modo. L'importante è averla vista. E torna sempre comodo per dopo. Comunque queste cose tornano sempre comodo per dopo. Sbaglio o c'era un'altra fune verde? Mi è sembrato di vedere una fune verde di sopra. Ma come la potevo colpire io una cosa del genere? Mi è venuto un dubbio atroce. Però non ho idea di come... A parte il fatto di come fare a tornare indietro, non credo si possa. Ma anche... Ah. Che è questo? Si è ribaltato in due. Bellissimo. Ma scusate, ma da qui io dove torno?
Ci rivediamo appena torno da qualche parte. Ah, non mi fa andare indietro, ok. Ho detto magari posso riuscire ad arrivare. È peccato, questa cosa è un peccato. Questa è la prima vera magagna che vedo in questo gioco, in pratica. Sì, girano al contrario. Girano al contrario quelle rosse. Ok, era giusto darci un'occhiata. Mi fido, di voi. Però era giusto che comunque anch'io mi rendessi conto della cosa. Il video magari la portassi anche, si sa mai. In teoria quella è la zona giusta, quindi questa è quella non giusta. Quindi quella che contiene in teoria segreti. E no. Però va bene. Almeno ci abbiamo provato, ragazzi. Ci abbiamo provato. Saltiamo. Ah, amo lunghi. Vai su, Yoshi. Sali, sali, sali. Bravissimo, Yoshi. Perfetto. Monete rosse a profusione. Veramente tante. Altra piccola mongolfiera. Non vedo nient'altro qui. Quindi possiamo continuare a salire. Yoshi, dove vai? Yoshi. Yoshi. Yoshi, perché una cosa del genere? Mamma mia, però era tosta questa. Ah, c'era la zona di salvataggio qui, quindi. Non era tosta. Sono io che ogni tanto mi perdo. Infatti abbiamo perso un fiore. Non avevo dubbi riguardo a ciò. Dove dobbiamo andare? Credo di qua. Mamma mia, il tipo timido. Credo qui in questa zona dovremmo andare. Monetina rossa, ok. Sul serio, niente qui? Giuro che mi sarei aspettato un qualcosa. Ve lo garantisco, proprio. Mamma mia. Mi aspettavo laterale, invece c'è stata una distruzione frontale, diretta, in testa, del nostro Yoshi, il nostro povero disgraziato di uno Yoshi. Ah, le monete, Ale, le monete raccogliele. Sono tante, sono buone, sono belle, raccoglile, ok. Parte l'uccellino qui. Sì, queste sono tutte cose da trovare poi quando faremo le missioni di Brico. Ne ho perse una, dannazione. Mamma mia. Mamma mia, ok. Io sto ancora ripensando all'altro fiore. Il secondo fiore per l'esattezza, che secondo me è un bel casino. Ho come l'idea di essermi appena bloccato una strada e invece no, mi sono sbloccato questo. Mi sono sbloccato questa parte. Forse mi sono tappata anche una strada. Lì c'è una mongolfiera sotto, l'ho vista, ma ora non spreco uova per colpirla. Altro uccellino. C'è una cosa, che questi affari si vedono bene. Il che è positivissimo. Altra nuvoletta con cuoricini, ottimo. Non ho idea di che... Un trampolino sembrava. Come faccio? Ah. No, vabbè. Era tutto molto bello fino a che non mi è collassato il livello addosso. Bellissimo. Fantastica questa cosa. No. Calma, calma, Ale, calma. Ce la faccio io a stare qui sul lato. Uno e due. Ora si ragiona. Ora si ragiona su come rimanerci. L'ho visto, che a sinistra c'era roba. Ora ci terniamo, Non vi preoccupate, l'ho notata la cosa. Ok, colpisci Yoshi, bravissimo! E manca ancora un fiore. Pensavo di essere ormai alla fine. Ma qui, avevo visto male o c'era... Ah no! No! Tutti, tutti, che ce l'abbiamo fatta, grandi noi! Credo che abbiamo preso tutte le monete rosse. Non doveva finire così. Vai. Tutti, tutti. Grandi. Grande scatoletta amiibo. Grandissimo Yoshi. Bellissimo. Mamma mia, che calvario. Che calvario è stata questa parte. Ok, quindi abbiamo preso tutto. Meno che il terzo fiore. Che in teoria era dove vi ho detto prima. In teoria. Vado alla ricerca e ci vediamo appena riesco a prenderlo. A meno che lui non mi sblocchi qualcosa di nuovo, visto che abbiamo comunque concluso
un livello importante, perché era l'ultimo di questa zona. Esatto, immaginavo che mi sbloccasse anche queste cose. Era giusto farvi vedere il piccolissimo filmato. Vado alla ricerca del terzo fiore. Ok, ce l'ho fatta stavolta. Ed ecco qui il terzo fiore, infatti. Bellissimo averlo trovato in questo modo. Fantastico. Perfetto, ragazzi, trovato anche questo fiore. Quindi alla grande possiamo tranquillamente farci il rovescio, che preannuncia essere molto molto interessante, per il fatto che troveremo chiuse quelle cose che... oppure sono già aperte. Andiamo un attimo. Quelle cose che tiriamo con le corde. Sono curioso di vedere come l'hanno sistemate. 3 minuti e 30. Il fiore speciale, il fiore, il quarto fiore, il fiore bonus per i pucci liberati e per il tempo più che altro. Quindi vediamo un attimo, 3 minuti e 30. Cerchiamo di andare abbastanza veloci. È che ci sono veramente tanti posti dove poter nascondere i pucci cattivi. Nel senso... Oggi è la giornata. Oggi va bene così. Iniziamo il livello del rovescio di Pucci. E è un po' quello che riusciamo a fare in questo rovescio, perché mi sembra giusto così. Ottimo. È più difficile fargli al contrario, obiettivamente. È decisamente più difficile fargli al contrario. Yoshi, vai, perché c'è il tempo qui. Yeah. Non c'è niente. No. Stava per colpire. Qui c'è nulla. No, Ale, scendi giù. Ciao Pucci. Visto. Ma no, no. Dannazione. Tipi timidi, venite qui. Fermo lì, Pucci. Grandi, perfetto. Ora ne abbiamo infiniti, possiamo fare quello che ci pare. Devo solamente scendere, no, io, ok. So perché ho perso tempo in questo modo, ma l'importante è perdere tempo e quindi complicarsi la vita il più possibile. Perché sono soddisfazioni così? Vai, vai Yoshi. Yoshi, che siamo a 3:30, è già passato un minuto, eh. E c'è un solo Pucci abbiamo. E il livello è ancora lunghissimo. Troppo lungo ancora sto livello. Ok, andiamo avanti così. Perfetto. Stiamo alti. Vai. Dove vai, Yoshi? Yoshi! Beh, in teoria... era ottima come cosa, ma... Dov'era questa parte? Mica me la ricordo io. Lo so che abbiamo perso tempo, ragazzi, e che ci poteva essere un Pucci lì dentro. Ne avevamo guadagnato talmente tanto di tempo che era giusto riperderne un po' le soddisfazioni della vita. Vai! Perfetto! Io ho tanta paura che me ne mettano in questi tratti. Appunto, i Pucci. Immaginavo che prima o poi l'avrebbero messo in tratti del genere, giusto per complicare la vita sottoscritto. Sembra giusto così. Vai in questo modo, perfetto. Siamo a 2. E non so dove siano. Non so dove sia il terzo, ma mi sento un po' più tranquillo, perché comunque manca 1 minuto e mezzo. Che non è male. Ah, ora sta diventando male, perché ho preso in testa rovaccia. Qui Ale, fermo. No. Dov'è la fregatura? Allora, qua non c'è niente, ok. Quindi, andiamo direttamente verso destra. In teoria una baiatina me l'avrebbe dovuta dare, no? Fosse stato lì Pucci. Qui non c'è, neanche lì sotto. Mamma mia, ho detto ora la devo prendere in volo. Dov'è l'ultimo Pucci? Ci provo. Mi fa tornare indietro? Cioè, io vado da qualche parte tornando indietro da qui? Soddisfazione personale, ragazzi. In teoria sì. Mamma mia. Dai, che magari c'è qualcosa. Magari è qui vicino. Mancano 30 secondi. Non è ancora finita, in teoria. Venti secondi. Vai, Yoshi. Vola Yoshi! Yoshi vola! Vola! 15 secondi! Attenzione, ragazzi! Lotta contro il tempo clamorosa! Ah, 10 secondi! Perché io sempre queste cose devo fare? Perché? 7, 6, 5, 4... Vai, grandi! 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 Alla prima! Vieni qui! Per 4 secondi e 22 centesimi ce l'abbiamo fatta. Le soddisfazioni di una vita.
Queste mi ricordano tanto gli arrivi alla bandiera sul finale, proprio sull'ultimo secondo di Super Mario Maker. Veramente, ne ho fatti talmente tanti. Mamma mia, le tragedie, però bellissimo. Grande, fatto anche questo Yoshi tira le fiera, è stato veramente interessante. Nel prossimo quindi andremo a prenderci questi costumi nuovi e almeno cambiamo un po'. Abbiamo tra l'altro fatto sbloccare, cioè dovremmo anche fare le missioni secondarie, il brico per il reame delle fiabe, quindi le faremo, non vi preoccupate. Per questo episodio ci salutiamo qui, vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!